Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Finalmente ho letto anch'io Il Circo della Notte di Erin Morgenstern, pubblicato se non erro la prima volta nel 2011. Comunque questa è la nuova edizione della Fazio Editore che trovate al prezzo di 15 euro. Con più di 500 pagine comunque, adesso vi vedo bene il numero preciso. Comunque dovete mettere in conto che dentro ci sono anche diverse illustrazioni, poi ve le farò vedere. Comunque sono 514 pagine. Allora, vediamo prima di tutto questa bellissima super copertina, fighissima, cioè dai, ammiriamo Fazio Editore, grazie per questa super mega fantasticheria. Poi c'è la luce e quindi non si vede bene, ma ve lo giuro è super. Vabbè, quante volte ho detto super fantastica? Troppe volte. Poi, cioè, dai, raga. Bellissimo. Poi se lo passo qui, tipo, in superficie, rispetto al resto, è super fighissimo, vabbè. Poi, cosa bisogna dire? Allora, iniziamo, beh, a dire qualcosa sulla trama e sulle altre cose, insomma, quelle che si dicono normalmente quando si fa una recensione. Io, naturalmente, guardo qui perché ho le cose da dire che non me le ricordo mai. Sì, dopo 3 anni che faccio recensioni, non so mai che cosa devo dire. Comunque, partiamo dall'ambientazione. Siamo tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento e ci troviamo in questa ambientazione di magia oscura, segreti da scoprire. In particolare, all'inizio i maggiori protagonisti sono Celia e Marco, questi due ragazzi bambini, in realtà all'inizio della storia, che vengono scelti da due maestri molto diversi da loro, sono due maghi, che appunto scelgono questi due bambini per una sfida che sembra essere più grande di loro. E Celia e Marco crescendo impareranno a usare i loro poteri, diciamo così, a usare la magia a loro modo, seguendo anche i loro maestri. Celia ha come maestro suo padre Prospero, mentre Marco, non mi ricordo mai come si chiama il suo padre, però comunque un altro un po' svitarello, insomma, che non si fa vedere mai a confronto di Prospero, che invece è un po', che, diciamo, un po' opprimente rispetto, cioè, a Celia, insomma. E comunque, poi crescendo, entrambi capiscono man mano la sfida che dovranno affrontare, sceglieranno entrambi il circo della notte, il Cirque de Rêve, quindi il circo dei sogni, e come punto di appoggio, come luogo in cui affrontare questa sfida che potrebbe anche durare anni, e poi leggendo potrete scoprire altre cose riguardo al circo e riguardo questa sfida, anche altri personaggi che hanno affrontato questa sfida prima di loro, perché non è nuova, non è una novità, per noi lo è naturalmente anche per Celia e Marco, ma scoprirete ovviamente tutti i particolari leggendo il libro. Poi crescendo, Celia e Marco incontreranno un altro protagonista che si Bailey, è un bambino che all'inizio, ai primi del Novecento, scopre questo circo, ne rimane affascinato e poi diventerà fondamentale. All'inizio non sembra, dato che ci viene scritto come, diciamo, sembra un bambino solamente fan, super fan di questo circo, ma che poi diventa appunto fondamentale per la storia, soprattutto per il destino del circo, del Cirque du Rêve, che non so pronunciare, che ho francese, non lo studio da tipo 10 anni, che non mi piaceva neanche alle medie, quindi non lo studiamo, figuriamoci. Comunque poi si intrecceranno le storie di Celia e Marco con, prima di tutto tra di loro, e poi anche con Bailey, appunto, che diventerà poi fondamentalissimo, importantissimo. Poi, ovviamente, all'interno ci sono dei paragrafi, diciamo, dei capitoli molto, molto corti, che sono destinati a noi lettori. Adesso mi sono un attimo stancata e mi riposo un attimo il braccio a tenere questo libro, dedicato a noi lettori, perché l'autrice ci parla in prima persona, quindi ci fa entrare ancora di più, ci fa immergere ancora di più nel circo, in tutta l'ambientazione. Quindi io mi sono immaginata proprio con i miei occhi entrare nel circo, nelle varie
tende a affrontare quello che poi vedono anche tutti gli altri fan super sfegatati, che poi esistono appunto queste persone che si innamorano talmente tanto del circo che prendono e vanno, lo seguono ovunque e soprattutto di notte, perché la prima cosa che si dice del circo è che opera di notte. Quindi dal tramonto all'alba, la prima cosa che si dice. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo è la grafica, non solo della copertina, che ovviamente riprende i colori del circo, soprattutto questo, anche questo orologio, perché sono importanti i colori nero e bianco e qualche volta il grigio, ma soprattutto nero e bianco, perché il circo è fatto così, non c'è nessun altro colore un po' più vivace, no. E quindi secondo me ci azzecca tantissimo. Poi vabbè, questo rosso cioè, ci sta benissimo. Peccato che con la luce non si vede bene questa copertina. Poi, come dicevo, all'interno mi piacciono molto le illustrazioni, naturalmente bianche e nere, cioè sono nere con degli sprizzi di stelle nere. Adesso vi faccio vedere. Allora, queste sono le pagine che dividono le parti. Il libro è diviso in cinque parti e ognuna è divisa con questa pagina qui nera, con appunto queste stelle bianche, adatte per il libro, per l'ambientazione. E queste poi, cioè, all'inizio delle citazioni ogni parte e poi inizia poi il capitolo, così, quindi c'è anche quest'altra pagina bianca con queste cose qui sotto in più, diciamo, rispetto a prima. E sono tutte così, quindi. Ah, mi piace anche molto, tra l'altro, anche le pagine, diciamo, segnate con queste cose super bellissime. Adesso magari, vabbè, non c'è quello che volevo far vedere adesso. Comunque, se vedete, ci sono anche questi disegnini qua. Se metto a fuoco, magari, forse sì. Vabbè, non si vede bene perché non c'è neanche lo sbatti adesso di cambiare tutto e fare così. Però è una chicca che volevo farvi vedere. Molto figo, quindi, sotto questo punto di vista. Poi, cos'altro vi posso dire? Personaggi ben caratterizzati. E nelle ultime parti, diciamo dalla terza, anche quarta e quinta parte, tantissimi colpi di scena. Come dicevo prima, riprendono molto i colori nero e bianco, qualche volta il grigio, e sono cinque pagine illustrate, vi ho fatto vedere, con queste pagine nere e le stelline bianche, che a me sembrano del tipo luci, no, quelle che vi ho fatto vedere anche prima, e molto fighe. Una cosa fondamentale sono, adesso lo faccio anche, ma vabbè, non è che è fondamentale farle vedere, però, ah, ecco cosa volevo farvi anche vedere, queste cose qui dei capitoli, insomma, e ci sono cioè vengono indicati sia il luogo sia le date dove avvengono gli eventi di ogni capitolo, e quindi ci aiuta un po' l'autrice a orientarci nella storia, nel dove ci troviamo e quando, anche se poi dall'altra parte un po' possiamo rimanere un po' confusi, cioè io a un certo punto sono arrivata a pensare, sì, ho letto la data e il luogo, ma dove mi trovo, come, quando e perché? Perché poi a un certo punto sembra di rimanere in questo veramente nel circo dei sogni, nel mondo dei sogni. Quindi sicuramente super consigliato, 5 stelle su 5, e sono rimasta ammaliata da questo libro. Cercavo in tutti i modi di leggerlo e non l'ho mai fatto, cioè, più che altro cercavo di prendere la voglia di andare in libreria a comprarlo, non l'ho mai trovato. Io adesso, cioè, anche per questo che forse mi impigrisco un pochino, non l'ho mai trovato in libreria nel mio paese, non l'ho mai trovato. Poi un giorno mi è capitato di vederlo in libreria e ho pensato, no, vabbè, dai, non lo prendo perché magari spendo troppo, di qualità non è il momento giusto, e quindi ho lasciato perdere, mai più ho ritrovato questa edizione. È stata fatta di recente, mi sembra che sia uscita a luglio di quest'anno o dell'anno scorso, no, forse di quest'anno, non mi ricordo più. Cioè, mi ero dimenticata di farvi vedere questa cosa all'inizio, giusto perché sfogliavo il libro per vedere
quando è stata pubblicata questa edizione. Fatto sta che l'ho trovata all'Aggiunti e io tipo là, spiegami niente. Poi ho visto 15 euro, non è neanche una cosa esorbitante, quindi grazie Fazio Editore per questa meraviglia. Comunque, prima edizione luglio 2021, dopo 10 anni dalla prima pubblicazione. Comunque, questo video è finito, spero vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti di questo libro, se lo avete letto e se avete intenzione di leggerlo, io ve lo super consiglio. Secondo me, almeno una volta nella vita dovete provare a leggere il cinquecento di qua, si vede meglio. Se ci ho provato, vabbè, scusate. Fatto sta che niente, il video è finito. Iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e leggete il Circo della Notte perché non ve ne pentirete. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!